dato tutto all'amore in senso lato, all'amore per gli uomini a cui sono stata legata, alla mia famiglia, all'amore per i miei amici, per degli amici che sono andati via, che non ci sono più, che ho seguito in tutta la loro malattia e nel loro percorso, che si sono portati via parte della mia vita, perché quando vanno via degli amici a cui vuoi bene sono... Quindi l'amore è stato il perno della mia esistenza e quindi ho fatto grandi guai, grandi tragedie. Io non ho mai vissuto un amore in una maniera normale, quindi è stato tutto vissuto con pathos da tragedia greca, forse perché io sono stata influenzata, essendo nata e cresciuta ad Augusta, che è un sito comunque che appartiene alla Magna Grecia, quella della Sicilia, no? E tutto troppo, o zero. Io sono così. La Puglia è una Sicilia addolcita perché non ha le conflittualità, non ha i colori e le tinte estreme della mia terra, che è fantastica. La Sicilia però è come questo vestito, no? È bianco e nero, non ha... La Puglia conosce le sfumature, conosce la dolcezza e conosce anche la... Un'altra cosa che mi affascina è che il pugliese, l'abitante della Puglia, è mite. È modesto, è umile, non è mai eccessivo. Noi siciliani siamo eccessivi, anche nel bene, però lo siamo. E allora forse una persona che ha vissuto e vive tutta la vita con passionalità estrema ha bisogno di stare in un posto tranquillo. Mi sono accorta, dopo aver conosciuto bene la Puglia, che io mi sento appartenere a questa terra. Qualche mio conterraneo mi ha criticato questa eccessiva pubblicità alla terra di Puglia. Io ho risposto che non devo farmi un problema di amare e parlare e diffondere il verbo così della Puglia. Ovunque io vada io parlo della Puglia, è vero. Perché quello che mi ha dato la Puglia, sai che ci riflettevo oggi su questa cosa, forse neanche la mia terra mi ha dato tanto quanto la Puglia. Ogni presentazione che ho fatto in Puglia, cioè i pugliesi mi hanno veramente dato, secondo me, anche troppo, cioè più di quello che meritavo. Allora io mi sono chiesto, ma perché mi... E questo amore è ricambiato e io non posso non parlare della Puglia. Alcuni giornalisti mi dicono, sì, sai, io non vorrei farle la domanda sui suoi fratelli, perché io dico, ma perché io dovrei sentirmi a disagio o disturbata dal fatto che uno mi chiede di Rosario o Giuseppe, che poi stasera tra l'altro c'è anche mia sorella Anna qui, per la prima volta nella vita mia sorella Anna si è mossa da casa per venire a vedere. Perché i miei fratelli sono un esempio di un'Italia pulita, di un'Italia che veramente lavora partendo da zero, che ne dicano quelli che rosicano, che quello aiuta quello, oppure io che ho avuto i vantaggi, quelli sono i rosiconi, a noi non ci interessano. I miei fratelli, io, ci siamo fatti un, si può dire in televisione, mazzo, sì, si può dire, mazzo di fiori, mazzo, siamo fatti un mazzo per fare qualcosa nella vita, che quindi io credo di poter essere solo orgogliosa e felice di parlare. Se uno mi chiede come sta Rosario e Giuseppe, io sono contenta, perché non dovrei? Rosario è il papà, Rosario si comporta proprio da papà, si preoccupa per tutti, chiede, si informa, e Rosario ha preso il posto di mio padre. E Giuseppe, guarda, è una cosa strana, per me Giuseppe è il mio fratellino, quello che io portavo mano nella mano, la domenica a messa, perché io ero coccinella e lui lupetto, poi siamo diventati io guida e lui, e siamo cresciuti insieme, ma lui era il piccolo di casa e tale è rimasto per me. E con mia sorella è un rapporto, forse il rapporto diciamo più alla pari, perché siamo le due femmine, quindi siamo le sorelle. Il mio sogno nel cassetto è che il mio film, quello che dovremmo girare l'anno prossimo da Piccirida, e diventi un grande successo, solo per una cosa, perché io possa dedicare, se dovessi vincere un premio importante, a tutti quelli che la gente chiama sfigati, perché non se ne può più, cara mia, di quelli che dall'alto delle loro posizioni fortunate o così guardano gli altri, quelli, il popolino, sempre con un no, con una sorta di questi sfigati. Io, cosa vorresti? Ah, sognerei di arrivare a Cannes sul tappeto rosso e quando alla domanda, e lei a chi dedica questo romanzo?
a tutti gli abitanti delle case popolari, delle periferie, a tutti quelli che poverini magari hanno dentro chissà che cosa di splendido, ma non c'hanno i mezzi per arrivare.